Ah, come vedete, io oggi già sono pronto, eh. No, perché oggi ci aspetta qualcosa di veramente spettacolare. Ed è per questo che vi chiedo sin da subito un bel mi piace per Cacciatori di Tesori, episodio 4. E oggi il nostro amichetto qua dietro avrà compagnia. Perché arriva il suo fratellino! Siete pronti? Mi raccomando, è tanto supporto perché non c'è due senza tre, eh? Avete capito? Immagino proprio di sì. Vi auguro una buona visione e ci sono ricascato. Mo' mi tocca collezionare anche tutti i box vintage, sì, da pazzi, da pazzi. Io boh, vi auguro buona visione, guarda. Allora, prima di passare alla ciccia vera e propria, ho da farvi vedere anche altre cose che ho acquistato per la mia collezione. Perché ovviamente in Cacciatori di Tesori non è che acquisto un tesoro solo, vi devo mostrare tante belle cose, quindi mettetevi comodi. Allora, in realtà nemmeno troppa roba, però voglio raccontarvi questa cosa. Sul Fedric Store sto creando delle mystery box per dare l'opportunità a tutti di trovare una bustina vintage, dal set base ai set Skyrage, quindi i primi set Wizard. E mentre stiamo in store sistemando le mystery box, ci siamo accorti che alcune bustine vintage presentano qualche difetto. Ora, per vintage non so se XY Furie Volanti può essere considerato tale, però tuttavia sono delle bustine che hanno un valore di circa 6,90 euro, poco più. E dato che non le spacchettiamo da tanto tempo e queste non posso venderle, perché come vedete presentano questo tipo di errori, anche qua sotto, perché non spacchettarle? E quindi adesso ce ne apriamo una, perché sono 11 bustine. E in un prossimo video ne apriamo tutte e 10. Che ne dite? Quindi proviamoci subito, vediamo un po' questa prima bustina, dopodiché vi mostrerò tanto e tanto altro, tranquilli. 1, 2, 3. 1, 2, mi sembra che il trick non era 4 per XY. Vediamo se c'è qualcosa oppure è un pacchetto bruciato. Ma ne abbiamo altri 10, eh? Quindi poi quelli ce li apriamo in un altro video perché voglio spostare l'attenzione su altre cose in questo. Abbiamo Executor, Aulucia Reverse e infine abbiamo Carbink, che ci è andata male. Comunque, io la carne al fuoco l'ho messa. Ora dipende solo da voi. Detto questo, ho da mostrarvi anche un'altra cosetta. Perché oltre il box fossil che tra poco vi mostrerò, insomma, lascio la parte del video alla fine, non ho preso una cosa da meno. Perché il tipo che me l'ha venduto aveva anche queste bustine jungle e gli ho detto: ma ti pare che gliele devo lasciare? Queste dovevano entrare per forza nella mia collezione, perché ragazzi non erano poche. E magari in futuro, dato che sto cercando un box jungle in prima edizione, potrei scambiare queste, aggiungere qualche soldino e portarmi a casa il box sealed. Perché queste sono, non so se mi spiego, 29 bustine jungle in prima edizione. E tenete presente che una bustina di queste costa circa 350 barra 400 euro. Fuori di testa. Queste già in collezione ne avevo tantissime, ma ripeto, non potevo lasciarmele scappare perché quando vedo articoli simili io prendo su tutto, faccio razzia. Eccole qua. Se non dovessi avere abbastanza bustine per le mystery box in prima edizione che trovate sul Fedric Store, probabilmente aggiungerei alcune di queste. Ho in mano una casa a Dubai. No, forse no. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 29. Ma sapete che qualcuno mi viene la voglia di aprirla? Un pochettino mi viene voglia. Ma ce lo facciamo uno spacchettamento jungle in prima edizione? Dai, ce n'ho così tante. Facciamo così. 15.000. Anzi, 20.000 like. Ci apriamo tre bustine in prima edizione jungle. Tre artwork diversi. Che ne dite? Oh, sono quasi 1.200 euro di pack opening, eh. Dai, su, andiamo a farvi vedere la ciccia grossa, ho capito. Finalmente il momento che tutti voi stavate aspettando è arrivato. Ho il piacere di presentarvi il mio secondo box sealed, quindi sigillato, da aggiungere nella mia personale collezione. Ma vi ricordo che se questo video dovesse arrivare almeno a 20.000 mi piace, vi mostrerò il terzo che ho già acquistato. Dovrebbe arrivarmi a breve e fidatevi, sarà uno spettacolo. Oh, ci sono ricascato di nuovo. Mi ero ripromesso, Federic, basta collezionare cose sealed, se non le bustine. Ho dato la caccia anche ai box sealed adesso. E qui è un disastro, perché
Ogni box costa minimo dai 10.000 euro in su. Mi dovrò dare parecchio da fare in futuro. E comunque sì, i guantini sono solo per far scena, non servono a niente, ma è ormai un rito. Tra l'altro, mentre mi metto i guanti, vi voglio anche ringraziare perché lo scorso video dove abbiamo acquistato il box set base in prima edizione ha raggiunto il 500.000 di visualizzazioni. Quindi grazie a tutti, a tutti anche i nuovi iscritti. Ta-da! Eccolo qua! Box Fossil Unlimited. Mi fa un po' male il cuore, ma trovarlo in prima edizione è come cercare il Santo Graal, ma va bene lo stesso. Anche perché non mi andava di perdere un altro rene per prendere un altro prima edizione. Ne ho già perso uno per prendere il set base, direi basta, no? Bellissimo, eccolo qua, direi anche in perfette condizioni. Forse qualche piccolo graffietto sulla plastichina Wizard, ma niente di che. L'andremo subito a imbustare, io però prima voglio farvelo vedere. Guardate che spettacolo, bellissimo questa seconda cam. Ma che gli volete dire? Secondo me è veramente uno spettacolo della natura. Guardate qua, tiè. Guardate gli esseri umani cosa sono riusciti a creare, veramente, questo è qualcosa di incredibile. Tiè, tutte le scritte, la plastica Wizard questa volta perfetta, non ha nemmeno un buchetto. Spettacolare, veramente un bel gioiello. Purtroppo questa volta non ho una confezione antiraggio B, ma mi deve arrivare. Causa Covid, tutto quello che arriva dall'America ci mette un botto. Comunque, oggi ho questo, ci arrangiamo come possiamo. Comunque sia, nulla di così brutto, eh? Tra l'altro vi ricordo che sul Fredrik Store avete anche voi la possibilità di acquistare questo tipo di articoli, come con le Mystery Box. A breve torneranno disponibili. Andate nella sezione Mystery Box, attivate le notifiche, perché tra poco uscirà anche le Mystery Box First Edition, dove una su 200 box potete trovare una bustina set base prima edizione dal valore di 1000 euro e passa. Invece in una ogni 10 una bustina prima edizione. Jungle, Fossil, Rocket, insomma. E insomma, ecco qua il nostro bel display. Devo dire che un bel acquisto, sono stra soddisfatto e non vedo l'ora di mostrarvi il prossimo bambino che entra in casa Federica. Sono contentissimo. Non è ancora Natale, ma sono felice come un bimbo a Natale, va. Bello. Il video termina qui. Beh, penso che la mia felicità si percepisca, no? Nel mio sguardo. Sono veramente contento, raga. C'ho un sorriso stampato in faccia che... Guarda, voi non sapete da quanto lo volevo. Da quanto e... Ora che l'ho trovato rimarrà sempre con me. Insomma, finalmente il box del set base ha il suo fratellino. Ma ripeto, come ho detto inizio video, non c'è due senza tre. Quindi preparatevi, lasciate un bel mi piace e tranquilli che gli cambierò la coperta a breve, perché veramente così non si può. Guarda! Spettacolare, ci sono ricascato di nuovo, incredibile, eh? Bello, 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 bello e... Raga, l'emozione. Ciao, ci vediamo all'episodio 5! Sarà tanta roba. Ciao allenatori!